Ciao a tutti gli amici di Saperfare, come avete visto poco fa ho fatto vedere due prototipi che ho realizzato eh, di circuiti fatti con Arduino per comunicare dei dati, in questo caso sono dei relay che si accendono e si spegnono alternativamente a seconda della pressione dei pulsanti, ma come avviene questa comunicazione avviene tramite il modulo HC12 e in questo video proprio voglio parlarvi di questo modulo, questo qua è il modulo HC12, vedete nel video. Non so se si riesce a vedere nella, nella telecamera tutto il, il modulo. Bene, questo modulo eh, integra un eh, ricetrasmettitore eh, del um, 4463. Praticamente, per quanto riguarda il modello, possiede una, mh, una potenza di 20 decibel metro, equivalente a circa 100.000 watt, e riesce a coprire con un antennino a spirale fino a 150 metri, testato da me personalmente però con antenna esterna riesce a trasmettere addirittura fino a un chilometro di distanza, ma parliamo ovviamente di linea d'aria. Che dire di questo modulo? Praticamente utilizza una trasmissione e ricezione con una comunicazione UART, eh, 4 pin alimentazione positiva e negativo, ricezione e trasmissione, e il quinto pin per il set per poterlo portare a massa e quindi impostare dei parametri diversi da quelli di default che sono canale 1 e una potenza di eh, diciamo di 20 decibel metro. e Altra cosa caratteristica, possiede fino a 9 tipi di bound rate di velocità, il consiglio che vi do io è di utilizzarlo con una velocità un po' più bassa mh, rispetto a diciamo a 115.002 perché più si aumenta il bound rate più eh, diminuisce la sensibilità di ricezione del modulo stesso. E quindi è un modulo eh, diciamo molto utile per chi deve fare attivazione a distanza di, diciamo così, di comandi a distanza, fino a ripeto, un chilometro di distanza, con antenna esterna. E, e alimentazione che varia da 3 a 5 volt 5,5 io l'ho aumentato con, direttamente con l'uscita di arduino a 5 volt e sono riuscito a ottenere 150 metri di copertura linea d'aria però devo dire anche che ero dentro un'auto e l'altro collega che si trovava con me era anche lui dentro l'auto quindi non eravamo proprio all'aperto altra cosa importante di questo modulo è che ha ah, una spaziatura che varia da, eh, come dicevo, da 433 MHz a 473 MHz, con una spaziatura di 400 kHz per canale per un massimo di 100 canali. Il costo ovviamente di questo modulo, io l'ho acquistato presso un negozio eBay, circa 12 euro, però si trovano addirittura nei negozi cinesi anche con molti eh, euro in meno. Parliamo anche addirittura di 4-5 euro al modulo. Consigliato sì, perché non costa tanto e eh, permette di avere una comunicazione a distanza abbastanza ragionevole per poter effettuare diversi tipi di utilizzi. Io nel mio caso ho fatto solo un, un prototipo per farvi vedere appunto, per parlarvi di questo modulo, però devo dire che mi, mi piace come modulo perché... E non, non è diciamo così, molto costoso, e tra l'altro molto semplice da utilizzare. L'unica pecca che a mio modo di vedere è la schermatura che non, non utilizza un modulo radio eh, schermato, e quindi questo potrebbe anche un po' peccare sul discorso dei disturbi veri e propri. Ho potuto anche fare delle prove con un piccolo jammer che mi trovavo a disposizione, un prototipo di jammer che avevo costruito. E devo dire che non è stato influenzato nella stessa frequenza e quindi è riuscito eh, egregiamente a superare questo ostacolo. Per il resto lo potete anche consultare su Google: come caratteristiche più dettagliate, devo dire da, da parte mia voto 10 per questo modulo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Condividetelo e se volete fare una donazione sul pulsante super grazie, grazie in anticipo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.